Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vado a recensire un prodotto che sarà utile sicuramente a molti di voi che hanno intenzione di andare a fare trekking, avventurarsi in montagna. Adesso poi ci sono anche le belle giornate di sole, è veramente ideale. Stiamo parlando di una bussola della Suunto con due U. Si tratta di un marchio finlandese valido. Non è la solita bussola che trovate magari su Amazon ad un prezzo stracciato che ha l'ago magnetico non calibrato assolutamente e quindi rischiate di prendere il nord per il sud e perdervi. Questa è una bussola, diciamo, a uso professionale, quindi valida, su cui potete contare. Ci sono diversi modelli di questa bussola. Quindi diversi modelli e nello specifico vi lascio il link in descrizione di Amazon dove l'ho acquistata e vi dico anche che nello stesso link che vi lascerò qui sotto ci sono diversi modelli. Quindi c'è il modello NH che in questo caso appunto NH è tarata per l'emisfero boreale. Quindi se abitate in Europa fa il caso vostro. Invece poi c'è anche il modello SH che è tarato per l'emisfero australe. In questo caso quindi non è adatto se abitate in Europa, non fa il caso vostro. E ovviamente anche qua sul retro vi fa vedere appunto che se abitate in tutta questa zona NH è ciò che fa per voi, quindi tarato sull'emisfero boreale. La confezione è questa. Quindi, come vedete, è una confezione che vi illustra un po' già il fatto che è molto stabile, tutto in inglese, c'ha il liquido all'interno che permette appunto di avere una certa sicurezza. Non è quindi una bussola fatta, diciamo così, in modo economico che potete comprare su Amazon a pochi euro e poi vi permette, cioè vi fa sì che possiate anche poi perdervi. Andiamo ad aprirla insieme. Qua ho tra l'altro una cartina topografica che ho stampato in scala, così andiamo anche a vedere un attimo quello che è brevemente il funzionamento. Togliamo la parte di cartone. All'interno abbiamo la garanzia che ci viene mostrata. Abbiamo poi il libretto di istruzioni. Libretto di istruzioni che è disponibile tra l'altro in diverse lingue, quindi potete orientare. E all'interno ci sono anche tutte le varie spiegazioni che vi indicano anche come orientarvi. Prima di passare alla parte un po' pratica e guardare insieme le caratteristiche, c'è anche questo cordino di color rosso che è utile se appunto dovete spostarvi. Cosa si va a fare? Si va a mettere questa clip in corrispondenza di questo punto. Si deve fare un attimo di forza finché appunto si aggancia. Poi la cordino, che è anche rosso e quindi facile da vedere, si va a posizionare, ovviamente si va a fare un nodo, si va a posizionare all'interno, quindi in questa parte. In questo modo poi, andando a tirare, rimane fisso, quindi non si muove più. E avete la vostra bussola a portata di mano. Questo è utile perché avete la possibilità di avere la vostra bussola a portata di mano e agganciarla, non so, io di solito quando vado a fare trekking l'attacco in corrispondenza dello spallaccio, dello zaino, e quindi ce l'ho sempre lì a portata di mano. Pendo un po' così, ma poi tiro fuori la cartina e mi so orientare. Questo è utile, se poi vi dà fastidio, eventualmente anche il filo, la cordina. Potete prendere direttamente la cordicella e toglierla, quindi basta semplicemente andare in basso e viene via. Quindi anche questo è utile per operare con o senza cordicella. Allora andiamo a vedere però insieme questa bussola che devo dire è fantastica.
Come vedete, la cosa che salta subito nell'occhio è la parte qui, diciamo più o meno sulla parte in alto dove c'è la freccia che ci indica la direzione. È una lente questa, quindi una volta che abbiamo la nostra cartina in cui si vedono in piccolo le varie indicazioni, i vari simboli, eccetera, possiamo andare a vederla in grande. Questo è utile. Tante volte quando si deve capire un attimo dove si trova un sentiero, una fontana, vi permette di ingrandire e avere uno sguardo migliore sui punti. Vedete? Quindi devo dire che è utile questo aspetto. Rispetto a guardare così si riesce a vedere decisamente meglio. Abbiamo la freccia di direzione, come vi dicevo, magari giro così almeno si vede meglio. Abbiamo poi la possibilità di avere diciamo qua è indicato la scala, la riduzione scala 1 a 1 centimetro corrisponde a 25.000 centimetri, quindi è 1 centimetro misurato sulla cartina corrisponde a 250 metri nella realtà o 0,25 km. Quindi se dovete misurare una distanza, ovviamente avete la cartina che deve essere in scala 1 25.000, voi cosa potete fare? Potete andare a utilizzare questa parte qua della vostra bussola per vedere le distanze. Quindi se voglio capire da questo campo da calcio a questo punto quant'è la distanza, vado semplicemente a posizionare la parte della mia bussola in questo modo e quindi scoprirò che sono all'incirca 1,25. Sì, uno 250 metri, un po' di più. Adesso è giusto per farvi capire. Se ovviamente avete una cartina che ha una scala 1,50.000 centimetri, un centimetro a 50.000 centimetri, ovviamente cambia il discorso. Quindi andando a misurare poi sulla cartina, un centimetro sarà 0,5 km e così via. Questo ci mostra semplicemente i centimetri, quindi anche qui una semplice misurazione. Cosa abbiamo poi di particolare? Allora, qua c'è il marchio, sunto, il modello. Abbiamo sicuramente di particolare, in corrispondenza della freccia di direzione, c'è un puntino, lo vedete? Questo pallino è fosforescente, quindi si illumina al buio. Mi permette quindi questa bussola, ha una particolarità rispetto agli altri modelli, di vedere anche al buio, in condizioni quindi di poca luce, sia il puntino che vi indica la direzione, ma anche la ghiera, perché tutta questa ghiera qua è fosforescente. La ghiera ovviamente si può direzionare, come vedete. Abbiamo poi l'ago magnetico dove appunto viene segnato il nord. Adesso passiamo alla parte pratica. Una cosa che ci servirà sicuramente è questa, ovvero voi avete la vostra cartina, ovviamente vi segna il nord in alto, dovete muovervi in corrispondenza, non so, di questa posizione. Allora cosa fate? Prendete la vostra bussola, appoggiate la cartina possibilmente per terra in piano, posizionate la vostra bussola in corrispondenza, facendola corrispondere, vedete che ci sono delle griglie, ok, la mettete in posizione in modo che sia perfettamente allineata in questo modo qua. Adesso cosa mi dice questo? Che il nord è direzionato di là, quindi adesso noi per orientarci con la cartina verso nord cosa dovremo fare? Muovere, tenere ferma innanzitutto la bussola sulla cartina, tenere fermo il tutto e muoverci fino a che l'ago che segna il nord corrisponda al segno del nord al di sotto. Quindi in questo caso noi abbiamo la cartina direzionata verso nord, quindi quando ci troviamo a dover
andare verso un punto. In questo caso sappiamo che per avere la cartina orientata verso nord dobbiamo tenerla in mano così e dovremo continuare a camminare in questo modo. Questo è molto importante, una delle funzioni. Poi un'altra funzione che ci può tornare utile è ad esempio la misurazione dell'azimut. Una volta che l'abbiamo indicato per calcolare l'azimut, poi dobbiamo semplicemente andare a fare in modo che la nostra freccia che indica il nord si sovrapponga al nord magnetico del lago. Leggendo sul trattino abbiamo un quasi 300, quindi questo è il mio azimut. È davvero ben fatta, è leggera, mi permette sia di tracciare delle linee, perché questa parte qua c'è da dire che è anche smussata, quindi la potete usare anche per tracciare sulla cartina delle righe, quindi se dovete fare una triangolazione. E c'è questo aspetto appunto che vi dicevo della fosforescenza. Infatti adesso voglio farvela vedere com'è spegnendo le luci. Vado a spegnere le luci e vedrete l'effetto che farà. Quindi spengo questa, quest'altra e quella in alto. La ghiera è tutta illuminata e si riescono a leggere anche i numerini e poi anche il punto qua che vi dicevo prima dove segna la direzione. Anche se la vado ad avvicinare è difficile che riesca a metterla a fuoco. Comunque ecco, si vedono i numeri, ve lo assicuro. Bene ragazzi, per questa recensione è tutto, vi lascio il link in descrizione così non vi potete sbagliare sull'acquisto del prodotto. È un modello preciso, ce ne sono diversi, questo secondo me in termini di qualità prezzo è il migliore, io l'ho pagata all'incirca 35 euro, quindi link in descrizione del prodotto e del modello. Attenzione a non comprare il modello per l'emisfero australe, se no non vi è utile. E niente, se avete dei commenti lasciatemeli pure qui sotto, io non sono ovviamente un esperto ma mi diletto nel fare trekking e ho ovviamente questa passione dell'andare escursionismo, e quindi leggere una cartina con una bussola affidabile è sicuramente importantissimo perché evitate di perdervi e vi utili, quindi evitate magari di risparmiare su degli oggetti che sono veramente così importanti in termini anche di sicurezza. Alla prossima review!